tutte! Oggi sono qui con un video haul in cui appunto voglio farvi vedere tutto quello che ho comprato quest'estate. Ho comprato veramente pochissime cose, cioè non ho comprato praticamente nulla con i saldi. Comunque appunto volevo farvi vedere quello che ho preso, quindi visto che non stavo comprando praticamente niente, ho aspettato la fine dell'estate così da farvi vedere tutto insieme in un video un po' più sostanzioso invece di farvi vedere una cosa alla volta. Allora, cominciamo dai vestiti. Per quanto riguarda i vestiti, ho preso due cose di numero. Allora, la prima cosa che ho preso è questa canottiera, che ho preso verso maggio-giugno, quindi non c'erano ancora i saldi, però era scontata, costava 5 euro. E appunto è una canottiera nera molto semplice, di cotone, che sta un po' larga. E l'unica particolarità è che qui davanti ha questa parte in tessuto un po' diverso, tipo velino, insomma, non so bene che tessuto sia, comunque fatto così, non è trasparente assolutamente, cioè è comunque coprente, però appunto era carina, mi piaceva, e dietro lo scollo, cioè è fatta così dietro, e appunto questa qui mi piace molto, la sto usando tantissimo, cioè l'ho utilizzata tantissimo da quando l'ho presa, e volevo prenderla anche... Cioè, volevo prendere anche un'altra uguale così, perché appunto ce n'erano altre di diversi colori, però non mi piacevano perché una era fucsia, tutta fucsia, mi sembrava un po' esagerata. Poi ce n'era una nera con tipo delle C, cioè erano proprio dei cosi fatti a C, su tutta la canottiera fucsia, e cioè, l'avrei presa, però quei cosi a C non mi convincevano tanto. E poi c'era una bianca e nera, era tipo righe zig zag orizzontali, quindi ho detto vabbè, orizzontali lasciamo stare che allargano, quindi vabbè, alla fine non l'ho presa, cioè non ne ho presa un'altra, ho preso solo questa nera e comunque la sto usando tantissimo. Ok, poi l'altra cosa che ho preso, questa con i saldi, questo appunto proprio il primo giorno di saldi, il sabato, sono andata a fare colazione con i miei la mattina. E poi siamo andati al centro commerciale, che dovevamo fare la spesa, e già che c'era sono andata un attimo da Bershka e appunto ho visto questa qui, e costava 9,90, non l'ho neanche provata, l'ho presa così e basta. È praticamente una camicia tutta di raso ed è nera, con maniche lunghe che si chiudono qui con un bottoncino, ha questa cerniera che si apre e qui c'è una taschina dietro. È fatta così e qui ha una parte più trasparente, ha tipo questo triangolo più trasparente, non so se lo vedete, e dietro è un pelino più lunga e mi piace molto appunto. L'ho messa anche a un esame qui, appunto mi sembrava carina, l'ho presa, non sono neanche stata a provarla, quindi l'ho presa e basta. E ok, questo è quello che ho preso per i vestiti. Poi ho preso due paia di scarpe, una in saldo, una no. Purtroppo. Allora, quelle che ho preso in saldo sono queste scarpe qui di Zara, che sono stupende. Sono tutte impolverate. Comunque, ve ne faccio vedere una che faccio prima. Sono queste scarpe fatte così, senza plateau, a punta, ma non tantissimo. Sono tutte in vernice e gommatina, quindi si sporcano tantissimo. Infatti adesso sono tutte impolverate, non so. Vabbè, dovrò inventarmi qualcosa per pulirle. E queste le stavo puntando già da questo inverno, le avevo viste già questo inverno, però appunto costavano, non mi ricordo, 70 euro più o meno, quindi lo lasciamo stare. Poi appunto le ho riviste con i saldi all'inizio e erano, le avevano messe a 39,90, anche l'ho detto, 40 euro non ho voglia di spenderli, vedo, aspetto un po', se le abbassano ancora magari le prendo. E appunto poi lo trovate inizio agosto, che l'avevo messa a 20 euro, 19,90, e appunto visto che c'era il mio numero le ho prese subito e appunto sono stata molto contenta, soprattutto per aver trovato il mio numero, il che è veramente strano. Comunque appunto mi piacciono molto, non avendo il plateau sono un po' scomode, leggendo assate una sera e sono un po' difficili da usare, però le trovo molto eleganti, quindi le ho prese perché mi piacevano tantissimo. Poi, altre scarpe che ho preso assolutamente non in saldo, purtroppo, sono queste scarpe, sono della Nike e sono scarpe da running. Adesso vi dico il nome, se c'è scritto qui sulla scatola, perché è un nome un po' strano, non mi ricordo bene. Ok,
Nike Free Flyknit 4.0. Comunque ve lo scriverò qui da qualche parte così lo potete leggere meglio. E appunto, queste costavano 130 euro, non erano scontate. E inizialmente le ho prese perché comunque sto cercando di fare un po' di esercizio fisico, quindi o vado a correre oppure preferisco andare a camminare, quindi faccio i miei 6-8 km. Quindi però mi servivano delle scarpe comode perché ho provato a usare le Superga, non ne parliamo, piedi distrutti, vesciche grosse così sui talloni. Quindi appunto avevo proprio bisogno di scarpe comode. E quindi appunto ho preso queste qui, che inizialmente non avrei mai pensato di usare per uscire, cioè volevo usarle appunto solo per fare sport perché non mi piacevano. Però appunto dopo aver visto quanto veramente sono comode, e poi devo dire che non sono neanche malissimo, e appunto le sto usando anche qualche volta proprio per andare in giro perché sono veramente veramente comode. L'unica cosa che mi fa incazzare è la scatola perché non si chiude, cioè non sta chiusa così, sta così sollevata. E non sono le scarpe che la sollevano. Cioè, non lo so, sta così, mi fa veramente nervosire. Però a parte questo, vabbè. Ok. Va bene, adesso vestiti ho concluso, passo a farvi vedere quello che ho preso di make-up, diciamo. Ho preso da Essence due cose della collezione Road Trip che vi ho già fatto vedere in un video. Cosa c'è nelle borsa? Perché appunto le ho prese apposta per tenerle in borsa e sono queste due cose. Sono le salviettine, queste qui, salviettine multiuso, sono piccoline, appunto le ho prese apposta per tenerle in borsa e le ho usate e hanno odore di vodka alla pesca. Non sanno di pesca, sanno proprio di vodka alla pesca, cioè, anche perché comunque dentro c'è l'alcol nelle salviettine, quindi veramente andate ad annusarle se le... Se le trovate, e ditemi se non sanno di vodka alla pesca. Comunque, a parte questo, e poi ho preso questo set qui, che è un piccolo set di pennelli. Appunto, c'è lo specchietto, e poi ci sono questi pennelli e la pinzetta per sopracciglia. Appunto, mi sembrava carino da tenere in borsa così per le emergenze, quindi l'ho preso. Non mi ricordo quanto. Allora, il set di pennelli costava 4,58, le sovrettine non lo so, però non tantissimo, penso sui 3 euro. Come ultima cosa vi faccio vedere un ordine che ho fatto dal sito di Kiko. Allora, io Kiko ce l'ho, ovviamente io abito a Milano, cioè, ce l'ho in ogni dove c'è Kiko, però non avevo voglia di uscire e mi servivano due correttori che mi stanno finendo, quindi sono andata sul sito e visto che c'erano le spese di spedizione gratuite fino al 31 agosto e c'era uno sconto del 20% su una categoria di prodotti, cioè tipo o sui prodotti di make-up o sugli accessori o sulla cura della pelle, mi sembra. Scegliete una di queste categorie e avevate il 20% di sconto su tutti i prodotti di quella categoria. Io appunto ho preso tutte cose di make-up, quindi ho scelto la categoria make-up e mi hanno fatto quindi un ulteriore sconto del 20% su tutto l'ordine. Che comunque sono cose già scontate, che erano già in saldo, diciamo, quindi molto bene. E per 1,90 euro si poteva scegliere di avere una confezione regalo, quindi io l'ho fatto, anche se era per me, e appunto si poteva anche inserire un messaggio e, che vi avrebbero scritto in questa cartolina molto simpatica, appunto fatta così, e qui dietro penso vi avrebbero scritto il messaggio. Quindi è molto carino se volete fare un regalo a qualcuno. Insomma, per 1,90 euro glielo fate arrivare a casa con il bigliettino e questa confezione è molto carina. Quindi ecco, mi sembra carino. Per 1,90 euro l'ho fatto anche per me. Comunque, ecco, io l'avevo già, cioè l'ho già aperto stamattina quando mi è arrivato. Ci hanno messo 2 giorni lavorativi, quindi velocissima la spedizione. L'ho già aperto, però ho rimesso tutto dentro la confezione perché volevo farvela vedere appunto. È molto carina, è fatta così a sacchettino e poi qui si apre così, si tirano su questi cosi e così si apre. E adesso vi faccio vedere appunto quello che ho preso. Ok, allora ho preso principalmente, ho fatto l'ordine per questi due correttori che mi servivano e non avevo voglia di uscire e andare da Kiko apposta per due correttori, quindi li ho presi dal sito e sono, vabbè, ve ne apro uno adesso.
Sono questi che uso da tantissimo tempo ormai, sono così liquidi con il pennellino. Appunto, ho preso quello per le imperfezioni, questo qui lo 01, che è più chiaro, e poi quello per le occhiaie, lo 03, che è un po' più scuro. E appunto, questi due costavano 5,50, non erano scontati. Poi invece il resto delle cose che non mi servivano, ho guardato un po' fra i saldi cosa c'era in saldo, quindi ho preso queste cose. Allora, ho preso 3 nail patch per le unghie, appunto, e ho preso questo qui, adesso vi faccio vedere meglio le fantasie, cioè questo in piede pull, molto molto carino. Poi c'è questo bianco e nero tipo barocco, insomma non mi viene il termine adesso, comunque molto carino. E per ultimo questo qui che sembra tipo pizzo. E appunto questi 3 costavano 3,90 l'uno, quindi erano scontati, e appunto ne ho presi 3 perché mi piacciono tanto. Poi questi, cioè io li prendo principalmente perché sono comunque delle fantasie che non so riprodurre da sola, quindi appunto mi piacciono, mi sembravano carini, e visto che erano scontati ho approfittato. Poi ho preso altre due cose. Allora, ho preso questo smalto della collezione denim, cioè l'edizione limitata dei jeans denim, appunto è questo blu, e questi sono, li avevo provati in negozio, non mi entusiasmavano tantissimo, quindi non li avevo presi a prezzo pieno, però adesso visto che costava mi sembra 1,50 mi sembra, quindi l'ho voluto prendere, e questi appunto restano opachi con dei brillantini, cioè brillantini, una leggerissima perlescenza all'interno. Non capisco che è un po' un controsenso, opachi con la perlescenza, però appunto sono fatti così. Non ci trovo niente del jeans, comunque era blu, mi sembra carino, costava 1,50 e l'ho voluto prendere. E come ultima cosa ho preso un ombretto in crema che ha questa scatolina bellissima, e è il numero 101 Punk Baby Pink, penso sia questo il nome. E questo l'ho preso per mia mamma perché fra poco è il suo compleanno, quindi ho voluto prendere questo ombretto per lei. E appunto la confezione è fatta così, e adesso se riesco a aprirlo, il colore è questo rosa molto molto carino. Appunto, visto che ogni volta che vede questi ombretti in crema così rosa li vuole prendere. Bene, l'ho appena fatto cadere, spero che in vetro praticamente, beh, non si è rotto per fortuna. Vabbè, a parte questo non è successo niente, si è tutto messo nel tappo adesso di prodotto. Comunque l'ho preso per mia mamma, che appunto gli piacciono tutti questi ombretti in crema rosa, ogni volta che ne vede uno lo riprende, quindi non mi ricordo quanto costava questo, però poco insomma, quindi gliel'ho preso. E basta, questo era tutto il mio haul, tutte le cose che ho comprato quest'estate, sono veramente poche cose, comunque meglio così. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa avete preso voi, o se vi piacciono le cose che ho preso. Vi mando un bacio al prossimo video.